Allora, ragazzi, nelle lezioni scorse abbiamo in diversi momenti affrontato il problema del tipo puntatore, cioè di una struttura dati che al suo interno non contiene un valore, ma contiene un indirizzo di memoria dove si trova il dato. Abbiamo visto che questa cosa ci è utile quando abbiamo fatto il passaggio di parametri tra programma chiamante e programma chiamato. Abbiamo visto che questa cosa ci è tornata anche molto utile quando abbiamo introdotto il tipo array. Allora, abbiamo detto nelle lezioni scorse, ripetiamo rapidamente i concetti sul puntatore, che una variabile tipo puntatore contiene l'indirizzo di una memoria, dove io trovo il dato al quale sono interessato. Quindi se io definisco una variabile intera n e una variabile t che è un puntatore ad intero, allora mentre nella variabile n noi troviamo direttamente il valore intero che vogliamo memorizzare, nella variabile t, che è inserita come al solito in tabella dei simboli, e a questa variabile viene riservato uno spazio di memoria, ma in questa variabile io non inserisco un valore, ma l'indirizzo di memoria dove troverò il dato di tipo intero. Il modo più semplice per assegnare valore ad una variabile di tipo puntatore è quella di scriverci all'interno l'indirizzo di un dato. Allora abbiamo incontrato questi due nuovi operatori, l'operatore asterisco e l'operatore ampersand, che rappresentano ci permettono di gestire il tipo puntatore. L'operatore asterisco, accanto a una variabile di un certo tipo, individua un puntatore a quel tipo. L'operatore ampersand, applicato ad una variabile, tira fuori l'indirizzo di memoria di quella variabile. Come fa il compilatore? Semplicemente andando in tabella dei simboli, vede dove c'è la variabile n, a quella variabile associato un indirizzo di memoria, questa funzione restituisce l'indirizzo di memoria della variabile n. Questo indirizzo di memoria viene scritto nella variabile p, cioè il compilatore va in memoria all'indirizzo dove è stato allocato il puntatore p, a questo indirizzo di memoria, quindi dentro questa variabile scrive l'indirizzo della variabile n. E abbiamo visto l'uso di questi due operatori associati alle variabili. Per esempio, l'operatore asterisco non solo viene usato nella definizione del tipo puntatore intero, ma applicato ad una variabile di tipo puntatore ci permette di andare in memoria all'indirizzo di quella variabile. Quindi in pratica, se io scrivo asterisco p, è esattamente equivalente a scrivere n. Dopo aver associato mediante questa istruzione la variabile n al puntatore p, o scrivo n uguale 75 o scrivo asterisco p uguale 75, è esattamente la stessa cosa. Quando il compilatore legge questa istruzione, dice il valore numerico 75 deve essere messo in memoria, ma dove? All'indirizzo puntato da p. Cioè vado in memoria nella variabile p, prendo questo indirizzo, vado in memoria a questo indirizzo e scrivo il valore 75. In pratica, dopo aver scritto questo, o dico n o dico asterisco p, è esattamente la stessa cosa. Allora ci siamo chiesti, ma a che ci serve questa roba? Tanto, dopo aver scritto questo, o scrivo n o scrivo 75, è proprio la stessa cosa. Allora ci chiediamo, ma a che cosa può servire questa operazione? Tralasciamo per un attimo il discorso dei puntatori a puntatori, sui quali torneremo dopo, e sull'uso dei puntatori ad array, che è un altro discorso che affronteremo tra un attimo. Quello che volevo chiarire con voi è l'utilità di questo meccanismo, che sembra abbastanza banale. Se io lo metto nello stesso programma principale o nella stessa funzione nella quale mi trovo, tutto sommato sembra abbastanza banale. Però immaginate invece che ci troviamo in quest'altra situazione.
Supponete che io mi trovo all'interno della mia funzione, questa funzione la chiamo F1, e abbiamo poi un'altra funzione che chiamo F2 che sta dall'altra parte. Allora, io voglio condividere un dato tra F1 e F2. Abbiamo già visto, quando abbiamo studiato il passaggio di parametri, ragazzi, io penso che questo lo posso proprio eliminare perché tanto non funziona. Mi riuscite a sentire lo stesso? Allora, abbiamo capito, quando abbiamo fatto il passaggio di parametri, che per poter usare in questa funzione una variabile che è definita qui dentro, gliela devo passare attraverso il meccanismo del passaggio di parametri, e abbiamo visto che se voglio che questo programma mi modifichi una variabile che è scritta in quest'altra funzione, devo usare il tipo reference. Abbiamo visto che il tipo reference di fatto nasconde al suo interno un meccanismo di passaggio di indirizzo. Allora, attraverso i puntatori io posso rendere esplicito questo passaggio. Come faccio? Mi definisco nella funzione F2, per esempio, una variabile che chiamo int asterisco p. In questa funzione c'è una variabile x. Io voglio che questa funzione metta le mani sulla variabile x della funzione F1. Allora, se io qui dentro scrivo F2x, ma ho definito il parametro formale come un int asterisco, secondo voi che succede? Succede chiaramente che qui il compilatore mi dice: attenzione, c'è un errore, perché tu stai passando una variabile, quindi il parametro effettivo è una variabile di tipo intero, ma il parametro formale è una variabile di tipo puntatore ad intero. Allora, se io voglio passare, cioè voglio mettere nello stack il valore che devo associare alla variabile p, essendo p un puntatore, mi aspetto che da questa parte ci sia un passaggio di un indirizzo. Allora, se voglio fare in maniera corretta questa chiamata, quello che devo fare è che qui devo scrivere, attraverso l'operatore ampersand, l'indirizzo di x. Sto passando l'indirizzo di x. L'indirizzo di x viene associato alla variabile p, che è un puntatore. Ora, questo puntatore, che è una variabile definita in questa funzione, attraverso questa associazione punterà direttamente alla variabile x del programma chiamante. Ragazzi, per capire meglio questa cosa, proviamo a riscrivere quella funzione swap che abbiamo visto in varie forme. Allora, questa è la funzione swap. Supponete che io nel main, o in un'altra funzione, ho definito altre due variabili, x e y, e a un certo punto scrivo, faccio la chiamata, ciò int x, y, dopodiché chiamo la funzione swap x, y. Abbiamo già discusso che questa funzione scritta così è sbagliata, perché nello stack io definisco le variabili a e b nello stack come variabili di tipo intero. All'atto della chiamata, nello stack metto il valore della variabile x, il valore della variabile y, e questi valori li copio nello stack nelle variabili a e b.
chiamo questa funzione, faccio lo scambio di valori, ovviamente anche la variabile appo è allocata sullo stack, essendo una variabile automatica di questa funzione swap, faccio lo scambio, ma questo scambio avviene nello stack. Quando il programma termina e il controllo ritorna al programma chiamante, le variabili x e y stanno esattamente tali quali a prima. La situazione è questa. Le variabili x e y stanno scritte, per esempio, in memoria all'indirizzo 1000 e 1004, quindi qua comincia la prima, qua comincia la seconda. Nello stack, questo è il mio stack, nello stack io ho l'indirizzo di ritorno, poi ho la variabile a, poi ho la variabile b e poi ho la variabile app. Supponete che in questa, a questo indirizzo è scritto il valore 30 e qui c'ho il valore 45. Quando io chiamo la funzione, scrivo 30 qui, 45 qui, quando faccio lo scambio, lo faccio qui dentro, quando il programma termina, queste variabili stanno scritte tale quale a prima. Allora, in qualche lezione fa, quando vi ho introdotto il tipo reference, abbiamo detto, per risolvere questo problema, nel prototipo io scrivo int reference A, int reference B. In questa maniera le variabili A e B diventano dei reference alle variabili x e y. Cioè vale a dire che queste variabili sono due variabili che, alle quali corrisponde lo stesso indirizzo di memoria. Cioè all'atto della chiamata io dico che la variabile A è un reference alla variabile X, la variabile B è un reference alla variabile Y. Ciò significa che queste variabili hanno lo stesso indirizzo di memoria. Ma come viene realizzato questo? Abbiamo capito che viene realizzato passando qui dentro 1000 e qui dentro 1004. Di modo che il compilatore sa che alla variabile A è associato l'indirizzo 1000 della variabile X e alla variabile B l'indirizzo Y della variabile 1004. Questo l'abbiamo fatto con il tipo reference. Ma il tipo reference abbiamo detto che è una struttura linguistica che sottende proprio quel concetto di passaggio per indirizzo. Nel linguaggio C++ questa operazione si può fare in maniera esplicita. Io, per farlo in maniera esplicita, che cosa dovrei fare? Invece di definire questo come tipo reference, me lo posso definire come tipo puntatore. Int asterisco A, int asterisco B. Allora, scritto così, le variabili A e B sono delle variabili di tipo puntatore, cioè delle variabili che al loro interno non contengono un dato ma contengono un indirizzo. Allora mi aspetto che quando faccio la chiamata alla funzione swap devo passare nello stack un dato di tipo indirizzo. Allora come faccio a fare questa cosa? La chiamata alla funzione swap viene fatta dicendo: ti passo l'indirizzo di x e ti passo l'indirizzo di y. Allora sto dicendo esplicitamente: guarda, chiamo la funzione swap e ti passo l'indirizzo di x e l'indirizzo di y. Allora il compilatore, quando vede questo all'atto della chiamata, che cosa metterà qui dentro? L'indirizzo di x nello stack ci metto l'indirizzo di x che è 1000. Nello stack ci metto l'indirizzo di y che è 1004. Ora la variabile A è una variabile di tipo puntatore intero. La variabile B è una variabile di tipo puntatore intero. Allora, se voglio fare correttamente questa operazione, che devo scrivere? App uguale
Non posso scrivere così, perché essendo a un puntatore, se scrivo così, andrei, prendo il contenuto della variabile A, ma questo è un indirizzo, lo andrei a copiare nella variabile app, ma la variabile app è una variabile di tipo intero, il compilatore mi dà errore. Come devo scrivere qua? App uguale asterisco A, perché questo significa vai in memoria all'indirizzo della variabile A. Prendi nel contenuto, va in memoria a quell'indirizzo, prendi questo valore e lo metti nella variabile appo. Allora in questa maniera nella variabile appo io scrivo il valore 44. Poi dovrei dire asterisco A uguale asterisco B e asterisco B uguale appo. Allora, scritto in quella maniera, ora tutto è corretto, perché quando dico asterisco A, dico va in memoria all'indirizzo della variabile A, prendi questo valore, va in memoria e mettilo all'indirizzo della variabile B, ma l'indirizzo della variabile B è 1004 e quindi io vado qui dentro e sto scrivendo prendi questo valore e mettilo qua, lì è scritto asterisco A uguale asterisco B, cioè prendo questo valore e lo scrivo qui dentro, poi scrivo appo, poi scrivo asterisco B uguale appo, cioè prendo il valore 44 e lo vado a mettere qui dentro. Allora stavolta ho fatto lo scambio, ma l'ho fatto direttamente sulle variabili del programma chiamante. Ho fatto questo passaggio utilizzando esplicitamente il tipo puntatore. Allora ragazzi, riassumendo, abbiamo capito che la forma vera, cioè quello che succede realmente in memoria, è questa. Però il programmatore deve stare ben attento che quando scrive il programma così, le variabili A e B devono essere di tipo puntatore. E quindi ogni volta che voglio prendere il dato puntato, mi devo ricordare di mettere sempre l'operatore asterisco davanti. Questo è quello che si faceva sempre nel linguaggio C, perché il linguaggio C standard ha solo questa forma qui per realizzare il meccanismo di scambio per riferimento. Questa forma è stata ereditata anche nel linguaggio C++. Però i progettisti del linguaggio C++ hanno detto: ogni volta che devi fare lo scambio per riferimento, all'atto della chiamata ti devi ricordare di mettere l'operatore indirizzo, perché altrimenti si sballa tutto. Se mi scordo di mettere questo, succede l'inferno, perché invece di mettere l'indirizzo della variabile, là dentro ci vado a mettere il valore, quindi è come se andassi in memoria all'indirizzo 44, ma 44 è il valore, l'indirizzo è 1000, quindi commettere un errore, scordare di mettere qui l'operatore ampersand, significa commettere un errore grave. Se mi scordo di mettere qui l'asterisco quando prendo le variabili, commetto un altro errore grave. Allora, questa forma è quella vera, è quella che corrisponde a ciò che avviene a livello fisico. Però i progettisti del linguaggio hanno detto: vabbè, ma dato che questa forma è così complicata, si sono inventati questo tipo reference. Allora, il tipo reference, poiché rende queste variabili degli alias, mi permette di non mettere qui l'operatore asterisco, ma ci metto l'operatore ampersand. Qua ci metto l'operatore ampersand. Allora, queste variabili A e B sono degli alias alle variabili X e Y, e quindi da un punto di vista sintattico non ci va più l'operatore asterisco, perché sono delle variabili a tutti gli effetti, variabili di tipo intero e non puntatori. Questo significa che anche all'atto della chiamata basta che le chiamo semplicemente così. Ragazzi, le due forme sono assolutamente equivalenti. È chiaro che noi preferiamo usare questa, perché è più semplice. Una volta che ci siamo ricordati di mettere qui come tipo reference,
stiamo dicendo che queste variabili sono direttamente associate alle variabili del programma chiamante, cioè il parametro formale è direttamente associato ai corrispondenti parametri effettivi. E quindi non devo usare o gli operatori ampersente o l'operatore asterisco. Però dovete sapere che questa è una forma sintattica, ma il dato vero è quello che è scritto prima con le variabili di tipo puntatore. Allora, è chiaro che questa è solo una parziale risposta alla domanda che ci siamo fatti. La domanda era questa, ma insomma, sti puntatori, a me programmatore, tutto sommato, ma che mi frega di sapere che sono fatti così? Se io posso usare una forma sintattica più semplice, perché mi devo ricordare di utilizzare i puntatori? Questa risposta certamente non può essere soddisfatta da questo esempio, perché è chiaro che vi ho mostrato qual è la realtà delle operazioni, ma ormai è uso comune per lo scambio di valori per riferimento utilizzare direttamente il tipo reference. Quindi il tipo puntatore non lo utilizzeremo in questa forma per lo scambio di parametri. Allora ci chiediamo a che cosa serve? Abbiamo capito che è molto utile nel caso degli array e abbiamo visto gli esempi la volta scorsa che ci fanno capire la natura, la corrispondenza stretta tra puntatori e array. Ma l'utilità vera del tipo puntatore la vedremo tra un attimo, ora che vi introdurrò il concetto di allocazione dinamica della memoria. Lì si capisce che veramente se non ho una variabile di questo tipo non ci posso fare proprio nulla. Quindi tenete ben presente che il tipo puntatore ha come sua applicazione tipica quella dell'allocazione dinamica della memoria. Prima di presentarvi questo meccanismo abbiamo cominciato a ragionare sulle operazioni che sono consentite sul tipo puntatore e già l'altra volta abbiamo capito che ci serve un'aritmetica particolare. Vi ricordo che noi con i puntatori abbiamo visto delle applicazioni sia per quanto riguarda gli array che contengono valori numerici, sia per quanto riguarda gli array di caratteri e in particolare il tipo stringa, e abbiamo capito come sono realizzate le funzioni di libreria che lavorano sulle stringhe. Allora, abbiamo capito che quando io faccio un'operazione aritmetica sul tipo puntatore, di fatto sto facendo un'operazione che mi deve aggiornare un indirizzo di memoria. È come dire, se io ho allocato un blocco di dati in memoria e ho una variabile p che mi punta al primo elemento di questa memoria, che vuol dire che se questo per esempio è l'indirizzo 1000, allora la mia variabile p si trova in memoria da un'altra parte, per esempio all'indirizzo 2000, e contiene all'interno il valore 1000, cioè questa variabile p punta a questa locazione qui. Però abbiamo anche capito che se io faccio l'operazione P++, di fatto io che cosa vorrei fare? Vorrei puntare in memoria all'elemento che viene dopo. Però se l'elemento puntato è una variabile di tipo intero, noi sappiamo che ad esempio nel nostro compilatore per allocare questa variabile ci servono 4 byte. Mo, se il puntatore P punta al primo di questi byte, se io faccio P++ non voglio certamente puntare al secondo elemento, ma voglio puntare all'elemento successivo, quindi devo andare 4 byte più avanti. Allora, questa operazione scritta così sarebbe errata se usassi l'aritmetica tradizionale, perché qui dentro ci troverei il valore 1001.
cioè starei puntando a questo successivo byte. Ma se fosse così, quali dati andrei a prendere in memoria a partire da questo indirizzo? Poiché è un puntatore intero, vado in memoria e piglio 4 byte. Allora vuol dire che starei prendendo questi 3 byte qua, che rappresentano il primo numero, e poi ci aggiungo il primo byte del valore intero successivo. Cioè quello che sto facendo è una cosa sballata, prendo pezzi di dati, li metto insieme e li interpreto come valore. Allora è chiaro che quando scrivo questa operazione, se non ho un'aritmetica particolare, dovrebbe essere il programmatore a scrivere P più uguale size of int. Cioè il programmatore, invece di scrivere così, dovrebbe scrivere più correttamente in questa forma, perché in questa maniera l'operatore più uguale significa P uguale a P più size of int. In questa maniera io scriverei P, c'era scritto il valore 1000 qui dentro, size of int è 4, è la dimensione di un dato di tipo intero, andrei a scrivere qui dentro 1004 e quindi andrei correttamente a puntare al primo byte dell'intero successivo. Poiché la probabilità che il programmatore sbagli a scrivere questa roba e scriva così invece che scrivere così è altissima, i progettisti hanno detto: vabbè, è inutile che speriamo che sia il programmatore a non sbagliare, mettiamolo noi in condizioni di non commettere errori. Allora hanno pensato di ridefinire l'aritmetica associata ai puntatori dando delle regole particolari. Le regole particolari sono quelle che vi riassumo in queste slide. Allora, quali sono le operazioni definite sul tipo puntatore? Allora, noi possiamo definire delle operazioni essenzialmente di somma, di sottrazione e di associazione. Cioè ho tre operatori che lavorano sul tipo puntatore. Questi operatori sono l'operatore uguale, l'operatore più e l'operatore meno. E poi ho gli operatori di confronto, cioè ho l'operatore uguale uguale, ho l'operatore maggiore, maggiore uguale, eccetera. Cioè gli operatori di tipo relazionale. Quindi posso confrontare due puntatori e questo ha senso, perché vado a confrontare i valori numerici che stanno scritti nelle due variabili di puntatore e posso dire se un valore è più grande di un altro. Questo che significa? Significa che se ho un puntatore che punta qui e un puntatore che punta qui, dirò che il valore che è contenuto in questo puntatore è maggiore di quello che è contenuto nell'altro puntatore. Cioè posso confrontare gli indirizzi puntati e dire quale indirizzo è più grande. Posso verificare se sono uguali, cioè se due puntatori contengono lo stesso indirizzo. Ragazzi, posso assegnare ad una variabile di tipo puntatore il valore numerico contenuto in un'altra variabile di tipo puntatore. E questo è tutto quello che posso fare. Poi posso fare operazioni somma, operazioni sottrazione. Ha senso sommare due puntatori? Che senso potrebbe avere mai? Uno punta una parte, uno punta l'altra, il risultato è la somma di questi due indirizzi che sarà un altro indirizzo di memoria che punta da un'altra parte. Non avrebbe nessun senso. Quello che io posso fare è sommare una costante numerica o una variabile di tipo intero ad un puntatore. Questo significa che se un puntatore mi puntava a questo elemento qua, se gli sommo 2 mi punterà ai due elementi, a un elemento che si trova nelle due posizioni successive. Quindi l'unica operazione di somma consentita con i puntatori è la somma di un valore intero ad un puntatore. Il risultato che cos'è?
e ancora una variabile di tipo puntatore che contiene al suo interno l'indirizzo che corrisponde all'elemento che si trova n posizioni più avanti. Se sommo un intero n al puntatore, sto puntando all'elemento che si trova in memoria n posizioni più avanti. Se sottraggo un valore intero a un puntatore, sto puntando all'elemento che si trova n posizioni prima. Quindi è chiaro che l'operatore di somma e l'operatore di sottrazione hanno senso se sono applicati a un puntatore e a un valore intero. Il risultato è ancora una variabile tipo puntatore che contiene l'indirizzo di memoria che si trova n posizioni avanti o n posizioni indietro, se sto sommando il valore intero n al valore originariamente contenuto nel puntatore. Quindi ragazzi, non si possono sommare due puntatori, non si possono moltiplicare due puntatori, non si possono dividere due puntatori. Puntatori costanti e puntatori accostanti. Allora, qualche tempo fa abbiamo studiato, parlando dei vari tipi numerici, il fatto che io potevo associare un qualificatore ad una variabile di tipo, per esempio, intero. Allora, abbiamo visto che io posso scrivere int x, ma abbiamo visto che esistono dei qualificatori. Io posso scrivere short int x. Questo è il tipo base, questo è il qualificatore. Posso scrivere long int x. Questo è il tipo base, questo è il qualificatore. Allora, questi qualificatori sono stati aggiunti nel linguaggio perché danno la possibilità al compilatore di riservare più o meno più spazio in memoria o meno spazio in memoria a seconda dei casi. Allora, se io dico short int, vuol dire che sto utilizzando un intervallo di valori interi piccolo. E allora, rispetto all'intervallo di valori interi del tipo int standard, che vi ricordo che nel nostro compilatore è fatto di 4 byte, e allora io potrei dire, va bene, ma 4 byte significa che posso memorizzare valori da meno 2 alla 31 a 2 alla 31 meno 1, è un intervallo troppo grande, posso risparmiare spazi in memoria e me lo definisco uno short int. Oppure dico, guarda, questo intervallo forse è piccolo, vorrei un intero su più byte, allora me lo chiamo un long int. Ragazzi, questo però, nello standard del linguaggio, significa semplicemente che per un qualunque compilatore che rispetti il linguaggio C++, il tipo short int deve avere un numero di byte minore o uguale del tipo int, e il tipo int deve avere un numero di byte minore o uguale al tipo long int. Vale a dire che può anche succedere che il nostro compilatore, per il tipo short int, per il tipo int e per il tipo long int, utilizzi sempre lo stesso numero di byte. Se non vado errato, questo è quello che succede nel tipo, nel compilatore GCC. Per provare questo, scrivete cout size of short int, cout size of int, cout size of long int. E così vi fate stampare a video quanti byte il nostro compilatore utilizza per il tipo short, per il tipo int e per il tipo long. Dopo lo proviamo, ma se non vado errato, in questo caso è tale quale. Oltre a questi qualificatori, io posso usare il qualificatore const. Quindi, quando io scrivo const int x, sto dicendo, guarda, definisci spazio in memoria per una variabile che chiamo x di tipo intero, ma in questa variabile mettici all'inizio un valore e questo valore non lo toccare più. Quindi se io qua scrivo const int x uguale 100,
sto dicendo, guarda, riserva spazi in memoria per una variabile che si chiama x. Dentro questo indirizzo di memoria vai a scrivere il valore numerico 100, dopodiché questo valore non lo toccare più, perché è diventato const. Cioè, voglio che in quest'area di memoria ci scrivo una volta e poi basta. Quel valore deve diventare una costante. Allora mi chiedo, ma se io applico il qualificatore const al tipo puntatore, che succede? Allora, un puntatore costante si definisce così: int asterisco const p. Allora, è chiaro che nel caso dei puntatori io ho due situazioni. Può essere costante quello che è scritto nella variabile puntatore, quindi supponete che io ho scritto int asterisco p. Il compilatore va in tabella dei simboli, scrive p è un int asterisco, lo mette in memoria all'indirizzo 1000. Quindi vado in memoria, riservo spazio all'indirizzo 1000. Però la mia variabile tipo puntatore può essere costante o perché qui dentro non ci posso scrivere più niente. Se io scrivo int x e scrivo const int x uguale 100, il mio compilatore va in me qui dentro, scrive la variabile x in tabella dei simboli, si segna che è un const int, riserva spazio per esempio all'indirizzo 2000, qui dentro ci scrive il valore 100, dopodiché questo valore 100 non potrà essere toccato più. Però per quanto riguarda il puntatore, io scrivo qui dentro qualche cosa e quindi posso rendere questo valore che ho scritto costante, però io attraverso quello che è scritto qui posso anche andare a un'altra parte di memoria. Allora il punto qual è? Che il qualificatore const può essere applicato sia al puntatore sia all'oggetto puntato dal puntatore. Quando io scrivo così, scrivo int asterisco const p uguale indirizzo di x. Allora, una volta che ho scritto int asterisco e il qualificatore const, ce lo metto qui dentro e scrivo così, vuol dire che da questo momento in poi qui dentro c'ho scritto il valore 2000, togliamo const alla variabile x, ho dichiarato int asterisco const p uguale indirizzo di x. Allora che cosa vuol dire? Che la mia variabile p di tipo puntatore è una costante. Ci scrivo una volta per tutte questo valore 2000 qui dentro, dopodiché questo valore 2000 non lo potrò toccare più. Cioè sto dicendo che per sempre nel mio programma il puntatore p punta alla variabile x, cioè a questo indirizzo 2000. Allora ragazzi, se questa è la situazione, se io scrivo asterisco p uguale 30, questa istruzione è corretta o no? Quando siete in dubbio ragionate. Allora, questa istruzione significa: va in memoria all'indirizzo che è puntato da P, ma P mi punta all'indirizzo 2000, cioè arriva qui dentro e scrivi qui dentro il valore 30. Quest'area non è definita const,
quello che è definito cost è questo. Quindi questa operazione è perfettamente corretta. Il qualificatore cost mi dice semplicemente che questo puntatore è associato una volta per tutte a quest'area di memoria. Però quello che c'è scritto in quest'area di memoria può cambiare. Noi abbiamo già incontrato questa definizione di puntatore. Quando? Quando è che avete visto questa roba qui? Non in questa forma, ma quando è che avete che abbiamo usato un puntatore di tipo const? È il nome dell'array. Quando noi scriviamo int v di 100, il compilatore che fa? Va in tabella dei simboli, scrive v, ma v è un int asterisco const. Va in memoria, trova spazio per metterci 400 byte per allocare il mio array. Supponiamo che trovo spazio all'indirizzo 2000. Dopodiché questo valore numerico lo associa una volta per tutte all'array v. Quindi l'array v è un puntatore a intero costante, tant'è che io non posso scrivere v++, perché nella variabile v, che è il mio puntatore, c'è scritto l'indirizzo di memoria dove comincia il blocco dei dati. Quindi ricordatevi, il nome di un array è un puntatore, il nome di un array di tipo intero è un puntatore ad intero costante. Cioè io non posso cambiare il valore contenuto nella variabile puntatore, perché questo una volta e per tutte è associato all'inizio di questo blocco di memoria. Quello però che posso cambiare è il contenuto della memoria puntata da V. Alla stessa maniera, quindi, scriviamo una roba di questo tipo. Ma dato che il puntatore punta a qualche cosa, io potrei anche chiedermi, vorrei che il mio puntatore puntasse a un oggetto costante. Cioè voglio che sia l'oggetto puntato che non si può modificare. Se io scrivo const int asterisco p uguale indirizzo di p, io non posso, io posso scrivere asterisco p uguale 15. E questo che significa? Ciò che è puntato da p non può cambiare valore. Quindi questo è scorretto, perché in questo caso a essere costante non è il puntatore p, ma è costante ciò che è puntato da p. Però io al mio puntatore p posso associare altre variabili, altri indirizzi. Quindi supponete che io ho definito, tanto per capirci, poi mi definisco const int asterisco p. Allora p è un puntatore intero che punta però a un oggetto costante. Allora io posso scrivere p uguale indirizzo di a. E quindi da questo momento in poi p è un, asterisco p sarà la costante numerica 10. Se io provassi a scrivere asterisco p uguale 0,
Sarebbe corretta questa operazione? Sì o no? Perché no? Perché il valore a cui è riferito il puntatore è costante, sto cercando. Se fosse permesso questo, io potrei andare a cambiare il valore di questa costante numerica attraverso un puntatore. E questa cosa non si può fare. Quindi è corretto associare al mio puntatore P una qualunque di queste variabili. Quindi il valore del puntatore può essere cambiato, perché quando io scrivo P uguale indirizzo di B, sto cambiando quello che è contenuto nel puntatore P, ma non posso cambiare quello che è puntato da P, perché questi sono dati costanti. Allora i progettisti, per garantirsi, ragazzi, il problema di fondo è che attraverso un puntatore io arrivo in un'area di memoria. Mo, se quest'area di memoria era un'area costante, il mio puntatore mi porta lì, ma io potrei cambiarne il contenuto, violando il fatto che quello è costante. Allora, per mantenere coerenza, come esistono dati interi di tipo costante, devono esistere dei puntatori intero che puntano ad un'area costante. La stessa protezione che il linguaggio mi offre su queste variabili ce l'ho anche sui puntatori. Se io ho scritto questo e provo a scrivere A++, il compilatore mi dà errore perché dice: guarda, stai provando a modificare una variabile che è costante. Allora, attraverso questa definizione, se io provo a fare asterisco P++, è esattamente la stessa cosa, perché asterisco P mi porta su questa area di memoria che è costante. Se provo a modificarla, starei violando questa condizione. Allora, come esiste per le variabili, deve esistere anche per i puntatori. Però i puntatori possono a loro volta essere costanti. Il tipo array è un esempio di puntatore costante. Se io non voglio che il contenuto di quel puntatore sia cambiato, cioè voglio che quel puntatore punti sempre alla stessa area di memoria. Perché, ragazzi, una volta che ho allocato spazio per un array, l'indirizzo dove comincia questo spazio è contenuto nel puntatore che è il nome dell'array. Se io lo incremento e adesso il puntatore mi punta qui, quest'area di memoria è bella che è persa. Quindi io devo fare in modo che quando ho allocato spazio per un array ci sia un puntatore costante a questo spazio e il contenuto non possa essere modificato. Ecco perché i progettisti hanno pensato a questi due tipi diversi di qualificare in modo costante un puntatore. Vi dico questo e poi ci fermiamo qualche minuto. Abbiamo visto che le strutture rappresentano un oggetto particolarmente utile. Nelle strutture io ci posso mettere dati di tipo diverso, quindi posso fare una struct che al suo interno contenga un carattere, contenga un valore numerico, contenga un valore numerico di tipo reale e così via. Allora, abbiamo anche visto che l'operatore che ci permette di accedere ai campi di una struttura è l'operatore punto. Allora, supponete che ho definito una struct che chiamo elem e che al suo interno abbia un valore intero, un carattere e un valore reale. Poi definisco una variabile elem x. Allora, ho messo in memoria una variabile x che è fatta così.
Poiché io posso definire un puntatore a un oggetto di qualunque tipo, io posso scrivere anche elem asterisco p. Ora p è una variabile di tipo puntatore che conterrà al suo interno l'indirizzo di memoria dove comincia una struttura di questo tipo. Allora, supponete che io ho scritto p uguale indirizzo di x, cioè ho associato al puntatore p l'indirizzo di memoria dove comincia questa struttura. Ora, se io voglio accedere ai campi della struttura, scriverò per esempio x.a è il campo A della variabile x, che è una struttura fatta così. Se voglio accedere al campo A attraverso il puntatore p, come devo scrivere? Devo scrivere asterisco p, perché asterisco p è un oggetto di questo tipo, punto A, che è il campo di questa struttura. Ragazzi, questa notazione è un po' pesante, anche perché una struttura al suo interno può contenere altre strutture, quindi mi trovo a fare asterisco, il puntatore, l'operatore punto, eccetera, eccetera. Allora, i progettisti del linguaggio C++ si sono inventati un operatore più semplice, che si chiama l'operatore freccia. Se io scrivo P freccia A, dove freccia è dato dal trattino meno più il simbolo maggiore, questi due simboli messi insieme rappresentano un operatore particolare che mi dice direttamente: guarda, vai a prendere il campo A della struttura puntata dal puntatore P. Questa forma è quella che troverete sempre nei programmi. Questa forma qua è corretta, ma non la usa quasi nessuno. Questa forma con l'operatore freccia è quella che trovate più di frequente nei programmi. Quindi ricordatevela, perché se no vedete questa forma e non sapete di che stiamo parlando. Per il resto è tutto uguale. Però ragioniamo un attimo su questa forma qui. Se io lo scrivo così, qual è l'ambiguità che può nascere? L'ambiguità che può nascere è quando avete più operatori. Ragazzi, questa cosa, fate attenzione, questo è un concetto importante, quindi ve lo voglio ripetere in maniera ancora più chiara. Se io scrivo asterisco p.a, qui abbiamo due operatori, l'operatore asterisco e l'operatore punto, applicati a queste variabili. Allora, qual è la regola per capire? Io sto facendo asterisco p e poi applico l'operatore punto, o sto scrivendo p.a e poi applico l'operatore asterisco? Ragazzi, è un po' come dire, se io scrivo A più B per C, questa roba come si interpreta? Si interpreta B per C e poi a questo valore ci somma. Ma perché si interpreta così? Perché noi sappiamo che la priorità dell'operatore asterisco è maggiore della priorità dell'operatore. E qui è la stessa cosa. Per capire esattamente come interpretare questi simboli, dobbiamo capire chi ha priorità maggiore, l'operatore punto o l'operatore asterisco. Purtroppo l'operatore punto ha precedenza sull'operatore asterisco. Per cui, per scrivere correttamente questa operazione, io devo scrivere asterisco p punto no. Se qui volessi indicare a più b per c, dovrei metterci le parentesi tonde e allora ho cambiato la priorità degli operatori. Alla stessa maniera, per interpretare in modo corretto questa
questa operazione, qua devo scrivere asterisco p più a. Allora la cosa si è complicata, perché mo devo usare l'operatore asterisco, devo usare l'operatore parentesi, devo usare l'operatore punto, ma se scrivo così non devo usare proprio niente, e quindi questa forma è molto più sintetica. Allora ricordatevi, l'operatore punto e l'operatore freccia è quello che useremo largamente quando definiremo dei puntatori che puntano a delle strutture. Ragazzi, tutto questo ha ancora molto a che vedere sul modo in cui allochiamo le strutture in memoria, perché se io le alloco così, ma perché devo perdere tutto questo tempo a fare questa roba? Se l'ho chiamata x, qui scrivo x.a. Quando vi farò vedere l'allocazione dinamica, capiremo come io posso allocare dinamicamente in memoria una struct quando mi serve, rimuoverla dalla memoria quando non mi serve più, e posso arrivare in quest'area particolare di memoria attraverso un puntatore. Quindi vedremo come i puntatori anche alle strutture sono fortemente legati all'utilizzo dell'allocazione dinamica della memoria, che vi spiegherò tra qualche minuto. Allora ragazzi, ci fermiamo proprio 5 minuti e poi vi